sanzioni più efficaci, un adeguamento delle tariffe legate all'Istat e quindi un accesso più rapido e gratuito allo 060609 e, soprattutto, la possibilità di non perdere, all'interno del nucleo familiare, la patente in caso di morte prematura del familiare. Sono queste le principali novità approvate ieri dall'Assemblea Capitolina nella riforma del Regolamento Comunale del Trasporto Pubblico Non di Linea, ovvero la norma che disciplina i taxi e i noleggi con conducente. Taxi, i furbetti delle patenti per il noleggio con conducente, 11 indagati, unanimità, cambiamenti sul web, licenze di eredità, il voto del Consiglio Comunale è arrivato all'unanimità da tutte le forze politiche. Un po' una novità nel panorama politico cittadino dove voti simili sono una rarità. Il nuovo regolamento, ha commentato l'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, prevede un sistema sanzionatorio molto più incisivo e puntuale, viene eliminato il cosiddetto cumulo delle sanzioni ed è sufficiente la prima infrazione per portare alla sospensione della patente. I ringraziano le forze di maggioranza e di opposizione per l'unanime approvazione della legge che, rispondendo alle istanze delle categorie interessate, introduce importanti novità. Nel nuovo testo, prosegue Patanè, sono state inserite regole grazie alle quali definire i turni tramite un'apposita piattaforma web. Questo nuovo modello consentirà all'amministrazione garantire un maggior numero di vetture nei momenti picco della domanda. Tra le altre novità, una più agevole procedura, la trasferibilità delle licenze e il servizio gratuito per i tassisti di chiama taxi 060609, che diventerà uno strumento importante operatori, cittadini e turisti, anche perché sarà integrato con tutte le nuove tecnologie applicate alla mobilità, tra cui MaaS, mobilità come servizio. Il presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, ha illustrato la delibera in aula. L'accesso gratuito allo 060609 è importante, ha spiegato, perché in futuro con un'unica applicazione sarà possibile accedere a tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non, e alla condivisione. Consentire al mondo dei taxi e degli NCC accedere gratuitamente a questo servizio permette non solo aumentare l'offerta al pubblico ma anche aumentare il numero vetture che garantiranno la mobilità ai disabili. Inoltre, a fronte alcune specifiche realtà del città, come ad esempio il litorale Ostia, hanno una diversa domanda servizio, si permette di poter lavorare un tipo turno, permette lavorare più efficacemente. Abbiamo abbassato i tempi dell'adeguamento tariffario Istat, ha spiegato infine Zannola, dovrà avere un'implementazione metta gli operatori nelle condizioni svolgere un servizio pubblico in modo sostenibile anche dal punto vista finanziario. Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri Lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti, dopo un proficuo lavoro tra la Commissione Mobilità, il Dipartimento e le diverse associazioni CAT.